Per recuperare appeal sui mercati ed efficienza nell'organizzazione occorre puntare all'internazionalizzazione, alla digitalizzazione e al welfare. Ne è convinto Felice Russillo, consigliere di Confapi Campania, che ha illustrato la posizione al workshop Il driver della crescita, svoltosi alla Camera di Commercio di Napoli. Ci sono una serie di innovazioni, sia di tipo giuridico, come riguardano il welfare, quindi le nuove caratteristiche, cioè un nuovo modo per ridurre parte del cuneo fiscale o comunque aspetti che impattano sul peso fiscale nell'ambito dell'azienda. Poi diciamo, analizzeremo invece quali sono le caratteristiche necessarie per sostenere l'internazionalizzazione delle aziende e la digitalizzazione come elemento di innovazione all'interno dei processi produttivi. Il workshop, promosso da Confapi, Industria Campania, in collaborazione con Studio Impresa, Agenzia per il Lavoro, OSPA SRL di Firenze e Welfare Beat di Milano, ha registrato la partecipazione di manager e imprenditori, professionisti e docenti universitari che hanno raccontato esperienze e competenze rappresentative dell'intero paese. Per Michele Raccuglia, direttore Sud Italia di ANPAL, l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro, la soluzione sulla crisi è rinnovare ed innovare il mercato del lavoro e avvicinare scuole e università alle imprese. Assegno di ricollocazione innovativo da parte del governo lanciato attraverso l'ANPAL, ma parleremo anche del rapporto con le scuole e l'università, perché è da là che si può cambiare il mercato del lavoro, si può cambiare i futuri dipendenti delle imprese e quindi anche la produttività delle imprese dipende molto dalla loro preparazione al mercato. Quindi crediamo in questo processo e vogliamo sempre più che le scuole e il mondo del lavoro siano sempre più vicini.